Resta l'allerta in centro Abruzzo per l'accorpamento degli istituti scolastici, un fenomeno legato al generale calo delle iscrizioni e al dilagante spopolamento. Il gruppo di lavoro della provincia dell'Aquila, riunitosi nei giorni scorsi, ha proposto per Sulmona l'unione e l'aggregazione dell'istituto Serafini di Stefano, che conta complessivamente 490 alunni, con l'istituto Radice Ovidio e l'istituto Mazzini Capograssi, mentre per l'omnicomprensivo di Roccaraso, attualmente frequentato da 281 studenti, si ipotizza l'annessione con il più vasto centro di Castel di Sangro. Ma andiamo con ordine. Nel capoluogo peligno il gruppo di lavoro ha proposto nello specifico l'unione dell'istituto Serafini di Stefano con la Radice Ovidio dell'infanzia via Matteotti, 18 alunni, e via Marane, 18 alunni, della primaria Lola di Stefano, 208 alunni, della scuola secondaria di primo grado Serafini, 206 alunni. È stata inoltre proposta l'aggregazione con i Mazzini Capograssi per l'infanzia di via Crispi, 22 alunni, via Angeloni, 18 alunni. La densità demografica particolarmente bassa, la costante diminuzione della popolazione scolastica nei territori di riferimento hanno determinato negli ultimi anni scolastici il sottodimensionamento dell'istituto comprensivo Serafini di Stefano. Non fare nulla determinerà l'assenza del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali amministrativi, scrive il gruppo di lavoro. In Alto Sangro si punta ad abolire l'anomalia dell'omnicomprensivo per aggregarne i relativi plessi di Roccaraso all'istituto comprensivo di Castel di Sangro, 700 alunni, e all'istituto Patini Liberatore, 497 alunni, consentendo il mantenimento a Roccaraso dei plessi attualmente attivi, ma collegandoli amministrativamente alle rispettive istituzioni scolastiche di Castel di Sangro. Delle attuali 47 istituzioni scolastiche ricadenti in provincia dell'Aquila, 29 hanno meno di 969 alunni, per un totale di 35.000 studenti circa. Questo conto meramente matematico, imbastito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, di cui gli uffici scolastici hanno semplicemente recepito il diktat e applicato la norma, non ha tenuto conto di un aspetto molto importante: la conformazione geografica dell'Abruzzo, in particolare della provincia dell'Aquila, sottolinea Barbara Zarrillo, docente e dirigente sindacale ANIEF, responsabile della provincia dell'Aquila.